sfide. Dai, appena in tempo. Madonna. Mamma mia. Beh, chiamiamo, direi, chiamiamo Ethan, dai. So dove si trova Sean. Devo dirlo subito a Ethan. Confermiamo. Sì? Ethan, sono Madison. So dove si trova Sean. È all'852 di Theodore Roosevelt Road. È ancora vivo, puoi ancora salvarlo. Vado subito. Fa attenzione, Ethan. L'assassino è ancora... Nessuno mi impedirà di salvare mio figlio. Giusto, giusto. Bel botto fatto, eh. Ah, Sean. Venerdì 19:22. Manca pochissimo ai 150 mm. Beh, tanto sapevano tutti l'indirizzo, eh? Sia Ita che Madison che Sean! Jade. Sean! Aspetta, dobbiamo cercare un pozzo, Sean! Ecco, tipo lì. L'ho visto. No, non ci blocchiamo così. Ecco, qua. Ho cercato per molto. Molto tempo. Cercavo un padre che avrebbe potuto fare ciò che il mio ha fatto. Sacrificare se stesso per salvare suo figlio. Oh, se ho cercato. E poi mi sono ricordato. Ah, ci aveva visto. Tutti quegli omicidi. Solo per trovare un padre che salvasse suo figlio. Solo per trovare un padre! Lei ha una vaga idea di come ci si sente ad essere considerati meno di niente dal proprio padre. Mi creda. Io ho sofferto. Ho superato tutte le tue prove. Ora voglio indietro mio figlio. Bella, non deve far altro che aprire quella grata. Ok. Non ci colpirà, ecco, appunto. Vai, Jaden, vai. E fine, mi ha fatto capire. Peccato che c'è il lucchetto. Grazie, un piede di porco, qualcosa. C'è niente qua tra questo cianfusaglie. No, cioè, quando serve qualcosa non c'è mai niente. Vediamo qua, c'è qualche attrezzo. Sto andando. Magari lì in zona non lo vedo. Ti tirerò fuori di lì, Sean. Ecco, trovato. Ci proviamo,
Vai, vai. Dai, dai. Ah. Oh, ce l'abbiamo fatta. Si è rotto. Vai, 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 vai. Vai, ultimo sforzo. Qui si è riempito bene. Preso, preso, preso. Attenzione. Vai, 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 vai Jaden, dai. Ecco. Anche se è molto, c'è il doppio di noi praticamente, però finora abbiamo lottato sempre con gente più grossa di noi. È un'abitudine. Ok. Schivato. Ah, ma c'è la polizia. Lanciando di tutto. Noi incredibilmente non cadiamo né veniamo colpiti. Dai, dai. Andiamo, buttalo di sotto. Tutti ai vostri posti. Il sospetto è probabilmente armato e pericoloso. Tutte le unità hanno l'ordine di sparare per uccidere. Ripeto, sparare per uccidere. Esci, i cecchini sono in posizione. Sì, tenente, aspettano i suoi ordini. Perfetto. Stavolta non la scamperà. Lo facciamo fuori non appena esce allo scoperto. Ah, ma questi stanno cercando Ita. Pensa te. Ehi! Tu laggiù! Che stai facendo? Tenente, mi chiamo Madison Page, sono una giornalista. Ho le prove che Ethan Mars è innocente. Non è lui. Ash, cosa ci fa una giornalista qui? Avevo detto di tenere la bocca chiusa! Falla andare via, non la voglio tra le palle. Sì, tenente. Prego, venga. Sta commettendo un grosso sbaglio, tenente. Ethan Mars è innocente, posso provarlo? Non hanno visto che stiamo lottando qua sopra? Scusa, C'è due uomini che stanno lottando in alto, alzare lo sguardo un attimo, no, E non cade, uè, incredibile. Ed è anche resistente. Sì, te ne hanno premuto, scusa. Vai, vediamo. Dai, dai. Proprio adesso. Respira. Devi respirare. Dai su, Sean. No, no, sbagliato. Non lasciarmi. Ti prego. Non lasciarmi. No, dai, mica è morto, scusa. Proviamo a insistere. Ah, ecco, meno male. Credevo di averti perso. Papà,
Lo sapevo che venivo salvato. Sean, ascoltami. Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata in vita mia. Ricorda che comunque vada, ti amo più di ogni altra cosa. Io sono vivo. Ho preso il veleno un'ora fa, ma sono vivo. È decisamente una prova per vedere se lo facevi o meno, ma in ogni caso non morivi. Ash, toglimela di torno. Non è stato Mars, non li ha uccisi lui, è innocente. Porca troia. Ehi, che stai facendo? Mi ascoltano. No. Vai. Oh, ok. Vai, no, no, no. Ok. Ok. L'ho fatta, ok. Che se facciamo così? Che fai? Porca puttana. Che abbiamo fatto tutta sta cosa? Ah, per... Facciamo, tenente. Attenzione a tutte le unità, non sparate, ripeto, non sparate. Medici, che succede? La polizia, è qua fuori, hanno circondato l'edificio, ti spareranno appena esci. Ci andrò da solo, gli spiegherò la situazione. Sarai morto prima di aprire bocca. Ascolta, usciremo insieme e terremo le mani alzate, forse così non spareranno. Ho le prove per dimostrare la tua innocenza. Madison, scusa se non mi sono fidato di te. Il mio unico pensiero era Sean, credevo. Lascia stare. La cosa importante è che hai salvato tuo figlio. Vabbè, intanto Jaden sta prendendo le mazzate. Attenzione. Madonna. Occhio. Madonna. Martello. Sega. No. No. Dai che sta per finire il nastro. Non ci provare. Oh, oh. Fide è caduto. Quindi è morto. E beh. Dai, dai, Jaden, dai. Oh. Fide, che fatica. Ha fatto una bella fine, però era comprensibile quello che provava, ma cioè, rapire così le bambini, insomma. Adesso però dobbiamo intervenire. Sparo, meno male. Meno male. Beh, forse con Sean in braccio. In molti hanno tirato un sospiro di sollievo. La polizia ha annunciato di aver trovato Sean Mars vivo a più di 4 giorni dalla sua scomparsa. Sean era stato segregato in un pozzo dall'uomo noto come l'assassino dell'origami. Il successo dell'operazione è stato possibile solo grazie alla determinazione di Ethan Mars, inizialmente ritenuto l'assassino dell'origami. La sua tenacia e il suo coraggio gli hanno permesso di salvare la vita di suo figlio e di sventare i piani del vero killer. Quest'oggi la polizia ha presentato formali scuse a Mars. La nostra prima pagina di oggi. È stato reso noto che la polizia ha identificato l'uomo ritenuto l'assassino dell'origami. Scott Shelby, 48 anni, ex tenente di polizia, che affermava di essere un investigatore privato, assoldato direttamente dalle famiglie delle vittime.
Shelby è stato ucciso nel corso di una massiccia operazione di polizia. Ulteriori dettagli non sono ancora stati resi noti. Vabbè, l'avrei preferito in prigione piuttosto che morto, però... Diciamo che un amico di un amico mi deve un favore. Se ci piace, è nostra. Casa nuova? Vabbè. Sempre tipo loft, no? Ehi, papà! Credo di aver trovato la mia stanza! Beh, che ne pensi? È perfetta, Ethan. Vabbè, ci sono trovati alla fine. Dimenticheremo quello che è successo. Avremo una vita normale. E un giorno ci sembrerà tutto solo un brutto sogno. Abbiamo il diritto di essere felici, Ethan. Tutti e tre. Ah, ma quindi il figlio rimane con noi? Ah. Male contento. L'ospite di oggi è sulla copertina di World Magazine della settimana. È stato osannato all'unanimità dal paese come il nuovo eroe dei nostri tempi. Lasciando tutti quanti sbalorditi, quest'uomo è riuscito a mettere fine alla orribile serie di omicidi a opera del cosiddetto assassino dell'origami e ha salvato la vita del piccolo Sean Mars. Coraggioso e determinato, si è guadagnato la nostra ammirazione. Norman Jaden. Buonasera. Non solo lui, però. Anche Ethan Mars ha contribuito. Un po' tutti, dai. No, si fa ancora di quella roba. La via, bravo. Dove siamo? C'è scritto Federal Bureau. FBI. Ah, ufficio, nostro ufficio dell'FBI. Ah, beh, sempre con gli occhialini, beh, certo, certo. Immagino abbiamo fatto carriera, no? Chiuso il caso, lavora ancora. No, dai, li vede anche senza occhiali? Veramente? Beh, troppo uso, forse non va bene, boh. Immagino. Hai ucciso mio figlio, Scott. Pensavi a lui mentre mi stringevi tra le tue braccia. Non so perché hai fatto tutto questo. Non c'è nessuna giustificazione. Per te non posso che provare disprezzo. Nient'altro che disprezzo. Ciù. Beh, l'ha presa in giro bellamente.
altro che disprezzo. Poi prese in giro, eufemismo. Ah, bene, l'abbiamo finito allora. Questi sono i nostri titoli di coda allora. Beh, che dire, mi è piaciuto molto rigiocarlo e per la prima volta sono riuscito a non far morire nessuno, perché nella mia prima run, quando lo giocai su PS3, invece mi era morto Jaden, perché non avevo scoperto tutti gli indizi e quindi, non trovando, diciamo, il colpevole, nel cercare di risolvere il caso mi era morto, mi pare, così mentre stavo usando Ari, insomma, ecco. E invece qua devo dire che il legnetto poteva essere messo in bocca, vedi, non lo sapevo. Qua sono sopravvissuti tutti ed è finito bene, insomma, alla fine. Non so se, diciamo, si poteva farlo finire bene e mandare Scott in prigione, cioè senza ucciderlo, questo non lo so, ma vabbè, è andata così. E niente, io adesso vi lascio, come al solito, ai titoli di coda. E nel caso c'è qualche scena extra, ovviamente, vi consiglio di vederlo fino alla fine. Io comunque li accelererò, penso, come al solito. Ci vediamo al, diciamo, tra virgolette, seguito, ma poi non è il suo seguito perché non c'entra niente, con Heavy Rain, che è Beyond Due Anime, o Two Souls, preferisco Two Souls. E vi saluto, ragazzi, insomma, grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ragazzi.